giornata fondamentale per la salvezza dei tribunali di Nicosia e Mistretta. La giornata del 19 luglio verrà ricordata come quella che ha segnato la nascita operativa della proposta di costituire un tribunale dei Nebrodi che possa inglobare in esso i sopprimendi tribunali. In mattinata una delegazione dell'avvocatura e degli amministratori del circondario Mastrino e di rappresentanti degli avvocati di Nicosia, Enna e Caltanissetta si è incontrata con il presidente della Corte d'Appello Nissena, dottor Cardinale, per illustrare al magistrato il progetto del tribunale che di fatto, oltre a salvare i due tribunali, rafforzerebbe la posizione della stessa Corte d'Appello. Sostanzialmente il dottor Cardinale si è trovato d'accordo con la proposta e questo è un notevole passo avanti verso la costituzione di questo nuovo presidio di giustizia. A tal proposito, l'avvocato Lavia, che ha partecipato alla riunione, ci ha rilasciato una dichiarazione. Oggi è stato un altro importante passaggio su questa idea che è nata del Tribunale dei Nebrodi, una riunione con il Presidente della Corte che ha ricevuto una delegazione di avvocati e amministratori dei due ex circondari di Mistretta e di Nicosia. Al Presidente abbiamo dato la bozza redatta dalla Commissione Tecnica, da colleghi di Danaro, collega Formacioni di Mistretta, che praticamente si è impegnato a convocare il consiglio giudiziario distrettuale per dare supporto e fornire quindi un parere favorevole a questa iniziativa. Nel contempo presente pure il presidente dell'avvocatura distrettuale, l'avvocato Iacona, ha proposto opportunamente che i quattro consigli dell'ordine degli avvocati, cioè Gela, Caltanissetta e Nicosia, facciano una delibera unitaria per sostenere e supportare il Tribunale dei Nebrodi. Ecco, questo è un altro passaggio significativo assieme a quello di stasera, perché grazie al Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia e ad altri amministratori incontreremo tutti gli amministratori del circondario per comunicare questa ipotesi e confluire nel Consiglio congiunto e straordinario che si terrà probabilmente a Mistretta a fine mese dei 19 comuni per deliberare definitivamente l'idea, quindi la proposta del Tribunale. Nel pomeriggio, presso l'aula consiliare del Comune di Nicosia, si è tenuta una riunione operativa tra i rappresentanti delle amministrazioni degli 11 paesi del distretto giudiziario del Tribunale per discutere sull'ipotesi di fusione con il Tribunale di Mistretta. Non tutti i comuni hanno mandato i loro rappresentanti, fisicamente erano presenti le delegazioni di Sperlinga, Cerami, Regalbuto, Leonforte e Nissoria. Gli altri, seppur non presenti, per motivi istituzionali, hanno dato il loro benestare alla proposta. Ad illustrare il progetto di un tribunale dei Nebrodi è stato per primo l'avvocato Pier Giacomo Lavia, da 2 anni combattente in prima fila per la salvezza del tribunale con il coordinamento unitario ed oggi membro del Consiglio nazionale della NAI, l'Associazione nazionale degli avvocati italiani. A seguire l'intervento dell'avvocato Salvatore Timpanaro, un altro simbolo della lotta, oggi presidente della sezione ANAI di Nicosia. I due avvocati hanno illustrato il programma per la nascita del tribunale dei Nebrodi. Secondo quest'idea, le due sedi avrebbero una dignità paritetica. Un unico organico di magistrati, seppur ridotto di numero, ne verrebbero previsti 8 giudicanti e 4 requirenti, e la Corte d'Appello sarebbe quella di Caltanissetta. L'accettazione di questa Corte d'Appello da parte dei mistrettesi è ritenuta fondamentale ed un notevole passo avanti rispetto alle posizioni precedenti. Il progetto coinvolgerebbe ben 19 comuni. Oltre ovviamente Nicosia e Mistretta, anche Motta, Reitano, Pettineo, Tusa, Santo Stefano, Caronia, Castel di Lucio, per i quali il sindaco di Mistretta, Antoci, aveva ricevuto mandato favorevole, e Leonforte, Assoro, Nissoria, Agira, Regalbuto, Gagliano, Troina, Cerami, Capizzi e Sperlinga. Sostanzialmente d'accordo tutti coloro che sono intervenuti a parlare in questo tavolo tecnico tra amministrazioni. Il sindaco di Nissoria, Armando Glorioso, ha voluto sottolineare come questo del Tribunale è uno dei tanti problemi in cui le varie comunità dovrebbero trovarsi uniti insieme per battagliare e preservare i servizi all'interno del territorio, proponendo di allargare la collaborazione anche per altre battaglie che sicuramente si presenteranno nel futuro. Sostanzialmente d'accordo il sindaco di Nicosia, Sergio Malfitano, che si è soffermato molto sulla pariteticità dei due tribunali, affermando la necessità che nessuno dei due prenda il sopravvento sull'altro in termini di funzionalità. Passaggi successivi saranno i singoli consigli comunali di ogni paese coinvolto nell'operazione con le relative giunte. Fondamentale, secondo l'opinione del Presidente del Consiglio Comunale di Cerami, avvocato Mongioi, sarà la presenza unanime di tutti i rappresentanti politici di ciascuna comunità.
Successivamente a Mistretta è previsto per la fine del mese un consiglio comunale straordinario con tutti i 19 paesi coinvolti nel nuovo distretto giudiziario, tappa fondamentale per redigere un documento comune le cui risultanze saranno trasmesse al Ministero di Giustizia per l'approvazione definitiva.